La regione vi aveva dato delle assicurazioni anche importanti? Assolutamente sì. Cioè, poi che dato... è successo? No, datosi che in liquidazione, che hanno un contenzioso con la Selex, il partner al 30% in, questo, in questa società, e questo contenzioso pare che la regione non abbia pagato quello che loro si aspettavano. C'è una mediazione, vogliono fare una transazione, ma non si è capito bene. Quindi, preferiscono licenziare tutti piuttosto. Stiamo parlando di 185 persone, sì, quindi proprio finito tutto quanto. Sì. Oh. Purtroppo il discorso qual è? Per volontà, diciamo, politica, è che preferiscono mandarci a casa piuttosto che tenerci sul campo, che c'è bisogno di noi, perché ripeto, siamo tutti tecnici, abilitati, abbiamo sempre lavorato in questo ambito. Non si è capito bene che, per quale motivo, dicono che c'è la crisi occupazionale, non è solo un caso il nostro. A questo punto non capiamo il motivo per cui la provincia invece pare voglia risolvere il problema, dato sì che noi abbiamo fatto già tutta la rete della banda larga, che hanno già usato al G8, funziona, perché mettere a carico del cittadino, dei cittadini abruzzesi una cosa che la lasciano morta lì? Dobbiamo chiamare Gabibbo. E il presidente della provincia dice: beh no, teniamoci, la gente, 110 persone a loro servono. Quindi, capito? Il motivo. Vi siete fotocopiato tutto? Sì. Ma facci vedere la copia. Questa è pratica la richiesta che viene fatta da voi. Quindi ultima chance è l'ultima spiaggia è la provincia. Chiodi perché non dice allora, niente? Se riescono a concordare questa cosa con Chiodi, che sarà molto, provincia, molto difficile, molto difficile. Lui proprio non ne vuole sapere. Ma direttamente voi con Chiodi non avete... No. Sì, io ci ho parlato. E che dice il presidente? Il presidente dice che quando sta senza soldi non guarda in faccia a nessuno e dice che se noi stiamo in una posizione debitoria di 19 milioni di euro, chiaramente dobbiamo chiudere. Io gli ho detto: scusi, ma le posso fare una domanda? Gli ho detto: ma se quella notte del turco non fosse stato preso dai carabinieri e destituito dal compito del governatore della regione Abruzzo, pensa che noi avremmo avuto tutti questi problemi o continuavamo a lavorare come stavamo lavorando alla grande? Quindi del turco prima. Santo subito, mi sì, sembra di capire, del turco santo e esatto. Chiodi... Allora, no. Mi ha detto sicuramente ognuno fa la sua politica, sicuramente avreste continuato a lavorare senza problemi, ma io applico le leggi dell'Europa, le leggi del nuovo governatore Monti. Io gli ho detto: ma allora mettiamolo sul punto di vista estremamente umano, etico e morale, se c'è ancora della morale nella politica che fate, diciamo che noi, perlomeno lo zoccolo duro dell'azienda, che è costituito da 80 persone che hanno fatto un passaggio molto limpido nell'entrata nel mondo del lavoro, certo, perché siamo entrati attraverso l'ufficio del lavoro con dei requisiti ben precisi, anni di disoccupazione minimo, titoli in architettura, laurea in architettura, in ingegneria o geometri, titoli vari, specializzazioni vari. È stata fatta quindi una gradatoria, siamo entrati nella protezione civile nazionale dove abbiamo lavorato per 4 anni, ci siamo occupati della vulnerabilità sismica degli edifici strategici e dei monumenti all'interno delle aree protette, e quindi con un'esperienza quindicinale lei ci manda a casa in questo modo. Non c'è soldo, l'ha detto anche la famiglia, sì, che non ci aveva soldi. Ora abbiamo lavorato perché ci ha fatto il favore di farvi lui, lavorare, di farci lavorare, perché rientravamo nella straordinarietà, mentre adesso che siamo rientrati nell'ordinario dobbiamo attenerci alle leggi del governo Monti e quindi dobbiamo andare a casa.